Amici di Terre, Sapori e Vini, per questo appuntamento abbiamo raggiunto la regione Piemonte. Siamo in provincia di Torino, siamo saliti in montagna a 1800 metri nel comprensorio territoriale del comune di Salice Dulzio, Sauce Dux. E dobbiamo festeggiare, abbiamo un evento importante, festeggiamo 50 anni di un posto molto molto bello che fra pochi istanti vi presenterò al meglio con le persone che andrò ad incontrare. Seguitemi. Oh, sono con la dottoressa Federica De Luca in un ambiente straordinario, ho detto in montagna, 1800 metri, ma Federica, vogliamo raccontare a loro che località e che luogo abbiamo raggiunto. Qui siamo a Case Sparse, che sembra un luogo, un nome un po' magico, un po' fatato. In realtà è una borgata appena sopra Salice Dulzio, lungo la storica pista di Le Clotès, dove una volta alcuni piemontesi doc si ricorderanno, torinesi più che altro, c'era la famosa slittovia. Qui dal 1966 c'è questo chalet che una coppia di lungimiranti lombardi, amanti dell'ambiente e dei boschi, decisero di aprire al pubblico con l'intento di, diciamo, di conquistarli per i piaceri del palato, quindi di farne un ritrovo in quota che non fosse un rifugio ma che fosse un luogo ameno dove trascorrere delle belle giornate lontano dai luoghi comuni. Da allora arriviamo ai giorni, diciamo, più vicini a noi, arriviamo agli anni 2000, perché succede qualche cosa. Arriviamo circa il 2008, quindi non, c'era già un po' uno spirito olimpico che aleggiava, ma comunque i coniugi Sacchi, che erano sempre qua a presidiare il loro chalet, coloro che aprirono, diciamo che forse un po' stanchi, un po' forse con la voglia di tornare a luoghi più tranquilli, e pensarono di vendere la struttura. Pensarono però di venderla per trasferire un sogno, quello che era stato lo sogno della loro vita, quindi non farne un luogo come tanti, ma cercare di venderlo a qualcuno che ne sapesse cogliere, tramandare lo spirito e le atmosfere. Venendo a conoscenza di questo desiderio, diciamo che i tre fratelli Carezzana, che praticamente, diciamo che forse con le loro feste, con loro che avevano anche alimentato le casse dello chalet, con il benestare di papà e mamma, decisero di fare questa scelta, un po' per se stessi e un po' per far sì che altre generazioni, certo, conoscessero questo luogo, questo chalet. Aperti molti mesi all'anno, poi abbiamo un ristorante che ha un nome di una stella e poi, dicevo, possiamo pranzare, cenare, ci sono 10 meravigliose camere e poi naturalmente si può anche solo fare invece la pausa del break, esatto, con gli sci. Nel senso che tutti sono, non soltanto gli ospiti, possono godere dell'ambiente, della cucina, della terrazza, ma anche chi fa una semplice escursione in estate e sale, quindi vuole un attimo riposarsi o addirittura fare il primo mattino una bella colazione con tutti i prodotti fatti in casa, quindi biscotti, le torte, le marmellate, prima di salire ad esempio da qui al Colle della Sietta. Bene, amici cari, la signora al mio fianco è la signora Bianca Rosa Gremmo Zumaglini ed è arrivato il momento di parlare del Capricorto, dico bene? Capriorto, che bella cosa. Che bella cosa. A 1800 metri qui abbiamo di tutto. Sì. Nonna Bianca, mi racconti che cosa abbiamo? Tutto, anche lo zafferano. Stanno già cucinando il risotto con lo zafferano curato, raccolto e lo stanno cucinando già da un po'. Allora, intanto le erbe aromatiche. Le erbe aromatiche, la mia passione. Qui c'è proprio di tutto, dalle più comuni ad altre pochino più preziose. Ma sono tutte belle, sono tutte fiorite. Il che la cosa è una meraviglia se si pensa che nell'altitudine, certo, in cui si trovano. Ne menzioniamo qualcuna? Menzioniamo, c'è proprio di tutto un po'. Prima di tutto il timo serpillo, che è quello lì con quei mazzolini sull'illa, che quello è l'erba che amo di più, il timo serpillo, le mente, la maggiorana,
salvia. La salvia, che c'è la salvia, c'è proprio di tutto. L'erba San Pietro, che le erbe di San Pietro sono anche più dietro. Qualche l'erba, rosmarino. Rosmarino, l'erba cipollina, l'alietum tuberosum, c'è proprio di tutto, di tutto, di tutto. Però nonna Bianca, a parte le erbe aromatiche che qui abbiamo di fronte, è un orto ricco di tantissime cose. Io ho curiosato, ho visto i fagioli, ho visto l'aglio, ho visto le fave, la zucca, di tutto. C'è di tutto. Le patate. Soprattutto, ma sa le patate di montagna che sono le più pregiate? Oh cavolo! Anche da noi, c'è differenza da quelle che nascono nei nostri orti e giardini in confronto a quelle che nascono in montagna. E allora, amici di Terre, Sapori e Vini, è arrivato il momento di incontrare i protagonisti della cucina qui dello chalet. Con me c'è Fabrizio Barbero, che è lo chef, il sous chef e pasticcere Andrea Carle. Fabrizio, inizierei con te, perché sono andato a sbirciare il menù e ho visto che ci sono piatti anche del passato, mi spiego, piatti che venivano proposti già un tempo, perciò uno chef, per quanto sia bravo con le sue creazioni, deve anche a volte rispettare dei passaggi, penso almeno. Sì, giustamente abbiamo preso in considerazione i piatti che c'erano nella storia del Capricorno, della famiglia Sacchi, che erano i vecchi proprietari, e abbiamo cercato di alleggerirli e portarli a una cucina più moderna, diciamo, in modo da poterli usare e servire per i nostri clienti. D'altronde sono passati 50 anni, è giusto anche rivedere un pochino le cose, le richieste sono differenti, i palati sono un po' cambiati, siamo diventati anche un pochino più viziatelli, diciamocelo, ma forse è giusto che sia così. Vogliamo menzionare questi piatti? I piatti classici dello chalet sono il tris di insalate russe, che viene composto da un'insalata russa, poi un fasso pesce e un'insalata russa con aggiunta di tonno. Poi c'è la battuta, classica battuta, poi c'è la fonduta, Vittorio Emanuele, che è una fonduta con l'aggiunta di uova di quaglie e tartufo, e del pane Carlo Alberto, che è un pane particolare che viene fatto dal nostro pasticcere, che riguarda un pane nero con l'aggiunta di noci e delle acciughe. E poi ci sono i classici primi, che sono quello della tradizione più importante, sono i gnocchi, perché comunque che vengono fatti con le patate rosse di montagna, certo. E serviti con dei formaggi sempre di alpeggio, degli alpeggi che troviamo qua nella zona. Allora, i pani e la pasticceria. Andrea, a te la parola. Qua facciamo tutto in casa, facciamo il pane, facciamo i grissini, si fanno le focacce, partiamo dalla materia prima ricercata, cerchiamo anche farine della zona o materia comunque prima della zona. I pani sono pane bianco, lunga lievitazione, gli impasti vengono preparati la sera prima, lievitano tranquilli tutta la notte, poi la mattina vengono infornati, sono aromatizzati con origano, noci, bianco con il simbolo del Capricorno, che è la ciabattina che ricorda la struttura. E invece per quanto riguarda i dolci, come dicevamo, quelli della tradizione sono il tiramisù, che è una specialità della casa, fatto in coppa con una cupola di cioccolato sopra, e poi viene servita con una salsa al cioccolato calda che scioglie la cupola e rivela sotto il nostro tiramisù. E una crostatina ai frutti di bosco, perché siamo in montagna, qua dietro ci sono more selvatiche, lamponi, mirtilli, sono tutti frutti di bosco serviti sopra a una croccante pasta frolla e della crema pasticcera e un gelato, perché adesso inizia a fare caldo, quindi un gelatino ci sta sempre bene assieme a tutti i nostri dolci. Questa volta con me c'è Roberto Schiavon, che è il maître qui dello chalet Il Capricorno. Roberto caro, con te dobbiamo parlare innanzitutto della carta dei vini, perché sono andato a curiosare e devo dire che ci sono nomi molto interessanti e di tante regioni, non solo del Piemonte. Infatti è stata anche per me una soddisfazione poterla conoscere e poterla anche migliorare, oltre che integrare, di tante piccole aziendine, perché abbiamo proprio adottato questa politica. Piccole aziendine che lavorano molto più con la qualità che con la quantità, e questo ci ha permesso di avere grande soddisfazione da parte dei consumatori. Ho detto di varie regioni, bianchi, rossi, le bollicine, ma anche i francesi.
Qualcosa di francese ce l'abbiamo, perché comunque siamo vicini alla Francia e quindi non possiamo non averlo in carta, anche se il cliente italiano e in particolare quello straniero, quando viene qua, preferisce e predilige bere italiano.